Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Jacopo Di Livita e oggi torniamo a parlare di università. Visto che ho ricevuto diverse email e diversi commenti nei miei canali e alcuni video su YouTube in cui mi chiedete e volete sapere di più su come funziona l'università in Inghilterra, come funzionano gli esami, eh, come ci si iscrive, c'è molta curiosità, molto interesse. Quindi vediamo un po' di provare a rispondervi, rispondervi a, vediamo a, a due domande. La prima è, vi risponderò a come ci si iscrive a un'università in Inghilterra, all'università in Inghilterra, però caveat, nel caso di uno studente lavoratore, non di uno studente full time, perché quello è un po' più complicato come processo. E l'altra domanda a cui voglio rispondervi è mh, come funzionano gli esami o comunque che quanto c'è da studiare, mi è stato chiesto quanto materiale c'è da studiare per gli esami, se è tipo un libro, un libro di esame della triennale o più pesante, qua mi chiedeva un Roger. Allora, partiamo con la prima domanda. La prima domanda è come mi sono iscritto a questo corso di laurea. Allora, io ho fatto un corso di un master in Cyber Security presso la Northumbria University di Newcastle, con uffici a Londra. Io ho studiato a Londra, eh, con sedi a Londra anche. Ecco, questo master, è un master che uno studente normale avrebbe completato in un anno, mentre invece, essendo io uno studente part-time, eh, mi è stato offerto in due anni. Essendo io uno studente part-time, le mie lezioni, che erano sei esami in totale, scusate, sei, più la tesi, sono state tenute le lezioni nei weekend, erano circa una dozzina di weekend all'anno, eh, per ogni esame, quindi tre o quattro weekend, non necessariamente di fila. Quindi si, si andava il sabato dalle 9 alle 4, la domenica dalle 9 alle 4, a lezione col prof, Io e i miei compagni di classe, una ventina di persone, e si seguivano le lezioni del corso che si stava seguendo appunto. E come ho fatto a iscrivermi? Molto semplice, prima di tutto, come ho fatto a trovarla? Io ero interessato, stavo cercando su Google Security, Cyber Security e mi sono cominciato a uscire ad, pubblicità mirate di Google su questo master offerto dalla Northumbria University. E sono cliccato sulla pubblicità e sono finito sul loro sito. Ho letto la proposta che offrivano, e ti spiegano, ti scarichi un pdf di neanche di più di due pagine in cui ti dice gli esami e le materie trattate, i crediti, eccetera, dove è tenuto, la modalità, quindi se sei uno studente lavoratore puoi, avere, puoi frequentare le lezioni nel weekend, eccetera, gli argomenti sono questi, ovviamente poi la parte di vendita in cui ti dice, ah, chi lavora nella sicurezza guadagnerà almeno 70.000 sterline, eccetera, eccetera, ti devono vendere. Il prodotto, perché ragazzi, questo è un, un prodotto che vi viene venduto, un servizio, anche non, non molto economico. Infatti, mi è costata 10.000 sterline fare questo master di due anni. Eh. Quindi, clic, vai sul sito dell'università, leggi il prospetto, leggi i requisiti. Tipo, nei requisiti c'era scritto: Importante che abbiate esperienza lavorativa nell'informatica, nell'IT. Importante, ma non necessario, non fondamentale avere una laurea triennale in una materia scientifica. Però non era fondamentale, era più importante avere esperienza lavorativa rilevante o simile, comunque. E, e basta. Quindi i requisiti erano minimi, erano molto leggeri, molto soft. Al che lo step successivo è stato mandare un'email e chiedere c'erano ulteriori brochure ulteriori dettagli che mi potevano mandare e magari chiedergli se io volessi iscrivermi quando inizia in che mesi si può iniziare perché l'università ehm, inizia se non ero in italia iniziano sempre a settembre o almeno i tempi iniziavano sempre a settembre gli anni accademici qua mi pare ci siano due mh, Sessioni gennaio. L'iscrizione per, per gennaio e forse ce n'è una anche a settembre, però potrei sbagliarmi. Eh. Niente, ho mandato questa email, subito mi hanno risposto. Il loro team di vendite, io li chiamo così perché il loro obiettivo è convertire chi fa domanda in studente vendergli, vendergli no? l'offerta. Mi hanno chiamato il giorno dopo al telefono, mezz'oretta, mi ha chiamato un, un ragazzo che lavora lì. E ha risposto alle domande, mie domande, mi ha spiegato quanto costa, come funziona, cosa si studia, come sono fatti gli esami. Eh, mi ha chiesto qualcosa su di me, di cosa mi occupavo, che lavoro avevo fatto. E allora mi ha detto, no, non ti preoccupare, con la tua esperienza lavorativa sicuramente ti prendiamo. Se avevo già studiato qualcosa, sì, ah, benissimo, hai già studiato, perfetto. Siamo, siamo quasi sicuri di poterti offrire un posto a studiare da noi. Al che gli ho detto, ci penso un attimo. Ho fatto le mie ricerche ancora un paio di giorni, ho detto va bene ci sto, era novembre me lo ricordo bene, questa telefonata mi ricordo l'avevo presa passeggiando, neanche passeggiando ero uscito dal lavoro, stavo tornando a casa, all'epoca lavoravo per HSBC e niente ho fatto questa chiacchierata alle 6 del pomeriggio al telefono davanti alla fermata di Canary Wharf, mi aveva spiegato tutto e mi aveva mandato i dettagli dicendomi che se ero interessato dovevo lasciare un acconto di 2.000 sterline o 3.000 sterline e poi da gennaio in poi per due anni ci sarebbe stato un direct debit di 350 al mese circa che avrebbe coperto i restanti 8.000 uh, forse mi aveva fatto anche lo sconto di 1.000 che al posto di 10.000 la pagavo 9.000 non mi ricordo, se mi iscrivevo prima della fine dell'anno allora, niente, decisi di farlo, mandai... Loro allora mi mandarono l'offerta formale in cui tu ricevi Ah, se l'università è felice di offrirti questo... Questa... questo posto di studio, tra virgolette... E nulla. Feci il bonifico e a febbraio ero uno studente dell'università, c'è stato il giorno introduttivo, eccetera, e poi da marzo le lezioni. Quindi... Come vi ho detto, è stato estremamente facile. Ricerca su Google, clic, sito internet, email, telefonata, ti fai due conti in tasca, decidi se ti interessa, gli mandi l'application in cui gli riempi un form insieme al tuo curriculum, perché volevano vedere anche il curriculum, ecco. E nulla, una volta che loro ti hanno mandato l'offerta formale, tu paghi e sei uno studente di questo corso di Laura molto semplice per uno studente full time scusate part time per uno studente full time è un po più difficile c'è cioè da mandare una covering anche io ho mandato una covering lettera in realtà molto breve dicendo perché ero interessato a studiare lì però per uno studente normale magari c'è uno step in più perché ehm, eh, se fate domanda anche per la borsa di studio per farvi fare il prestito Vogliono mai riconvertire le vostre lauree in Italia, vedere cosa avete studiato prima. È un po' più complicato, non ve lo so descrivere bene perché non l'ho fatto. Quindi, con questo chiudo questo video sul come ci si iscrive a un'università in Inghilterra da studente lavoratore. In poche parole, se c'hai da me, se ci avete i soldi, se li potete pagare, state tranquilli che un posto ve lo offrono, quasi sicuro. Molto semplice, veramente semplice. E il prossimo video, nel prossimo video vi rispondo su come funziona un esame, quanto materiale c'è da studiare, come lo si prepara e, e come lo si passa. Alla, al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao ciao.